Dai, ci sto. Ben arrivata. Lei Laura. Piacere, Laura. Lui è il nostro Mauro Adami, wedding designer, che ci aiuterà nella scelta dell'abito giusto apposta per te. Benissimo. Laura, so che hai delle richieste un po' particolari, bizzarre. Ma sono un po' strane, mi piacerebbe un abito nero. Ma perché nero? Dimmi perché. Ma perché... Slancia. Slancia. Bravo. Laura, ti propongo un nero teatrale, un nero più semplice. Quale vorresti provare? Ma questo è molto carino, però questo qui mi piace di più. Teatrale, quindi. Esatto. Un po' più gattopardo, un pochettino più. Proviamo. Un abito importante. Proviamo. Che décolleté! Complimenti! Come scollatura mi piace. E mi piacerebbe un po' più stretto qua sui fianchi, sulla donna. Esatto. Però voglio capire, dove fate il matrimonio? Noi abbiamo una casa in campagna, con tanti, ci sono i fiori, gli animali. Ah, fate proprio lì una cosa particolare? Esatto. Noi vorremmo sposarci lì, sì, in famiglia, fare con il sindaco che viene. Ma che carino. Laura, però per un matrimonio in campagna devo dirti che il nero è veramente un po' azzardato. È vero. Io ti vorrei consigliare qualche cosa di un po' più bucolico, un colore più vivace, più gioioso anche. Proviamo. Qua stiamo sperimentando. Vediamo. Oh, che belli. Bellissimi, tutti e due. Quali dici? Ma guarda, io preferirei questo da provare. Dal nero a questo, però, siete tutte uguali, tutte uguali. Va, proviamo. Prova. Ok. Però questo vestito colorato mi piace moltissimo. L'energia del colore era molto bella, anche la forma. Poi diventa subito fresca. Sì, sì. Ah! Voilà. Ma stai benissimo, Laura. Ma sì, effettivamente è molto bello perché è colorato. L'unica cosa... mi trovavo di più con quello nero, sono sincera. Per colore o per forma? Per la forma. Mi piacerebbe provare un due pezzi, se si può. Un due pezzi si può, certo, sarà bianco però. Proviamolo bianco. Wow! Due pezzi, quello che tu mi hai chiesto, si riferisce al fatto che il corpetto sia separato dalla gonna. Esatto. Casomai anche se quelle meno un po' svasate, nel senso un po' più strette senza tanti... Meno pomposo? Esatto, sì. Meno pomposo, ma non troppo, ma non perché attenzione che con la tua statura e la tua configurazione di bacino, un minimo di svasatura ti darà uno slancio completamente differente. Se te la mettessi di georgette scivolata, tipo sottoveste... Diventa un po'. Ok. Wow. Ti aiutiamo. Sì. Impegnativo. Impegnativo direi. Mi piace questo qui. Mi piace il bustino e la gonna sempre un po' con troppi... Troppo tulle. Esatto. Se fosse un po' più semplice sarebbe quello ideale. Ah. Ti faccio provare. Anche solo appoggiata, questo è taftà. Per capire. Ti può cascare meglio, immaginati comunque un volume più slanciante. Questo qui è il tipo che mi piace. E il colore? E il colore, cosa ne pensi di un arancione? Tipo quello di prima? Sì. Con questa energia di colore? Sì. Ok, ci penso io allora. E lo decoreremo anche in base ai fiori, alla scenografia. Fantastico, e poi renditi conto che abbiamo ancora del tempo per dimagrire, per migliorarti fisicamente. Esatto. Sarai bellissima, fidati. Ok, mi fido di voi due. Io avrei pensato per il giorno del mio matrimonio un abito bianco, con la bombetta magari, non so, un po' tradizionale, però bianco. Tradizionale. Che tradizione è? È tradizione paesana, sì. L'idea del bianco lo trovo contro tendenza, però originale. Però la bombetta no, eh. Ci sono diversi bianchi. Beh, questo mi piace di più. Meno male, questo è un bianco un po'... E quello è un gessato. Un gessato lurex poi, per giunta, per cui diventa anche un po' eccessivo. Ok, dai, provali. Eccolo, ci stavamo aspettando. Allora? Eccomi qua. Sì, mi sta un po' stretto perché... Beh, però... Ti rimetterai in forma. È bello, mi piace, è bello. Ma è vero che
Laura ti ha fatto ingrassare perché sì. Diceva che anche io sono lei... incinta, anche tu. È vero, è vero. Lei era incinta e allora perché lei è molto gelosa. Gelosa, eh? Gelosa, sì. Ossessiva. Un pochino. E allora ha detto mangia, mangia, mangia. Solo che adesso lei ha partorito e mi ha già... E tu stai per partorire anche e tu? E io sto quasi per partorire. Comunque... Però questo mi sta bene. Il bianco ti sta bene. Devo dire che un bianco freddo... Un po' gelato. Io sì, un po' gran gelatone, gran gelatone. Io cambierei in effetti il colore degli accessori. Magari il cravattino, la fascia, le scarpe nere. Ti fidi di noi? Mi piace, sì, mi fido. Bravo. Mi fido. Però attenzione. Non rotolarti e non fare capriole per terra e non sporcarti. Almeno per un'ora. Cosa hai pensato per ma io il ricevimento? Cioè volevo fare il matrimonio qui sì. Fuori, sotto i noci qua, no? Sì. Con metti un gazebo. No, il gazebo sotto gli alberi no. Il gazebo va bene quando comunque sei sì, a cielo aperto, sulla spiaggia, no, comunque se quando non c'è un bosco. Sì. Sotto l'albero invece basta questo arco. Sì, no, mi sono sbagliato. Le sedute le vuoi a billet? Non so io. Sai, la billet no, non ce l'ho pensato. No, la billet è la seggiola con l'abitino, la seggiola, la classica tonné, quella con tutta tonda, elegantissima. Capito. E per i fiori avevi già pensato qualche cosa? Ma i fiori... A lei piacevano... tipo girasoli. Il country con il girasole no, assolutamente no. Rischia di essere too much, troppo caffone. Se guarda, secondo me una cosa così elegante all'aperto, anche solo limone e gipsofila possono essere sufficienti. Qui, sì. Mauro, qui aspetta, qui io di solito faccio l'orto. Mm-hmm. Ah, ok. Però devo piantumare adesso, posso fare? O... Fai l'orto come devi farlo. Sì. Vorrei dire che là dove ci sono i pomodori pianterai un cartellino con scritto pomodori, l'altro con scritto insalata. Sì. Facciamo... Se country deve essere, campagna deve essere, che sia una campagna chic perlomeno. Mi fido di te. Anche l'orto nuziale è pronto. Tiralo un po' su e lì perfetto, pragmatico. Ok ragazzi, vado, Davide e Laura vi stanno aspettando. Mi raccomando, un trucco naturale, fresco, le sopracciglia le ammorbidiamo un po'. E le labbra appena con un filo di gloss, ma sempre molto naturale. C'è qualcuno al telefono per te, senti? Pronto? Ciao amore! Che sarà mai? La mamma si sta vestendo da principessa! Una taccia. Allora? Come va? Tutto bene? Però guarda, questo è il momento libidinoso. Li stiamo viziando troppo, eh? Però solo me. Laura, ma quanto sei bella! Guarda, sono contentissima. Vi devo ringraziare con tutto il cuore perché mi sento veramente bella, finalmente sono contentissima. Vedi che poi il colore ti sta molto bene, sarà perfettamente integrato con il tono della festa all'aperto, in giardino, proprio come volevi. Eh sì, hai visto, ce l'abbiamo fatta, sei veramente in una splendida forma, mammina. Ho faticato tanto, ma i risultati mi piacciono, sono contentissima. E si vedono, manca un dettaglio. Oh, che bello. Questo è il bouquet per te che ha scelto Davide. Mi piace tantissimo. Tu sei proprio pazza di Davide, vero? No, moratissima, mi piace da morire. E allora vai che ti aspetto un bel ragazzino. Grazie. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, yeah. You're every breath that I take, you're every step I make. Sei bellissimo. Mi sei mancato.